Venendo ora allo svolgimento della trattativa, noi sappiamo che l'incarico di vendita è stato ufficializzato nel giugno del 2020, quindi diciamo in piena pandemia da Covid, e che soltanto dopo 9 mesi siete riusciti a vendere la proprietà al prezzo di valutazione. Inoltre, contestualmente, la proposta d'acquisto che era stata presentata da colui che adesso ad oggi è il nuovo proprietario dell'antica pietra, sappiamo che avevate ricevuto anche un'altra offerta da clienti gestiti dalla nostra consulente internazionale, sì. Suzanne. Secondo voi, in un momento storico così complesso e difficile come quello appunto che è legato alla pandemia, come è stato possibile ottenere tutto questo per la vostra proprietà che oggettivamente è bellissima, ma al tempo stesso anche difficile da vendere? Per la pubblicità che avete fatto, sì. In molti canali è importante. E anche abbiamo visto i numeri. Che Stefano ci ha fatto sempre sapere lo sviluppo delle vostre ricerche, anche questo. La famosa verifica, sì, dei risultati. Sì. Sì, delle visualizzazioni, di quanti erano interessati, in quanti ci sono informati in maniera più dettagliata. Questo ve l'avrà sicuramente spiegato Stefano, fa parte del metodo di lavoro di Great Estate che è fondato sulle famose 4V, no? Quindi valutazione, visibilità, verifica dei risultati, che portano poi alla quarta V, che è la vendita. Quindi sì, è un percorso molto trasparente, siete stati molto trasparenti e ci è piaciuto. Credo che meglio non poteva andare. Perfetto. Alla luce della vostra esperienza, se un domani doveste decidere di vendere un'altra vostra proprietà, come vi comportereste? Chiamiamo Great Estate. Certamente. Però non abbiamo un'altra proprietà adesso. Domani non si sa mai. Non si sa mai, sì. Abbiamo piena fiducia, vediamo. Difatti la prossima domanda è... Vorrei chiedervi cosa volete raccontarci in merito al rapporto che si è creato con Stefano, non solo dal punto di vista professionale, ma anche personale e umano, nonché relativamente all'assistenza e al supporto che avete ricevuto durante tutto l'iter della trattativa. Ma io con voi, con Stefano, vorrei ancora collaborare, e a questo proposito abbiamo visto una piccola casa che mi piacerebbe ristrutturarla, anche confidando con della sua assistenza tecnica e nonché economica. Insomma, io vorrei ancora collaborare con voi, con Stefano. Quindi si è instaurato un buon rapporto. Un rapporto, sì, molto umano. Assolutamente, sì. Molto reciproca anche. Bene. Oltre che Stefano Petri, voi avete avuto la possibilità di conoscere anche altri professionisti del nostro gruppo, la dottoressa Virginia Vaccaro, il nostro reparto grafico, in particolare mi riferisco a Ludovico e anche Silvia, che sono occupati della presentazione della vostra bellissima proprietà, la dottoressa Anna Marchettini, che si è occupata invece delle questioni più propriamente burocratico-tecniche, Suzanne, la consulente internazionale che ha gestito gli altri clienti che avevano presentato un'offerta per l'antica pietra, nonché poi tutti gli altri, diciamo, agenti professionisti che hanno accompagnato altri clienti durante i sopralluoghi presso l'antica pietra. Cosa pensate di ogni singolo professionista che avete conosciuto e più in generale di tutto il team Great Estate? Benissimo, tutti i membri del team hanno lavorato bene. È stato molto piacevole lavorare con tutti, quindi solo bravi. Veniamo un attimo alla parte acquirente, credo da come ne abbiamo parlato, insomma, che voi l'abbiate conosciuta. Che tipo di rapporto si è instaurato tra di voi? Ancora non l'abbiamo visto molto, anzi io solo 2 volte le 2 settimane dell'acquisto, del primo incontro, sì. E Giampaolo ha il contratto. Però oggi verrà e porterà anche i suoi amici e si goderà l'antica pietra per un po' di tempo. Quindi sarà, diciamo, il primo soggiorno lungo che farà presso l'antica pietra. Sì. Ok. Però io l'ho sentito più spesso telefonicamente, non solo. Amichevole,
Sembra che andiamo molto Sì. Ok. d'accordo. Bene. Sì, negli interessi di tutti. Avete dei consigli da rivolgere sia al nostro CEO che a tutto il gruppo, al fine di migliorare la nostra attività e i nostri servizi? Direi proprio di no. No. Tutto. No, Sì, it's sì. okay. Ok. Gianpaolo, Silvia, siamo giunti al termine della nostra intervista, quindi non mi rimane che rivolgervi la domanda che per noi è la più importante. Siete soddisfatti della vostra esperienza con Great Estate e consigliereste il nostro gruppo ad altri venditori che come voi hanno intenzione di vendere la loro proprietà? Sì, certo, e l'ho già fatto. L'avete già Sì, fatto? l'ho già fatto. La nostra intervista si conclude qui. Io ringrazio Giampaolo, ringrazio Silvia per la vostra accoglienza, la vostra disponibilità e per averci dato l'opportunità di offrirvi i nostri migliori servizi. Quindi grazie a nome mio e di tutta Great Grazie Chiara Estate. e Grazie a voi. grazie Ludovico. E grazie a tutto il team di Great Estate. Grazie a voi. Invece per tutti gli amici di Great Estate, vi diamo appuntamento alla prossima intervista, sempre sul magazine e su tutti i nostri canali social. A presto!